ragazzi, sentiamoci un attimo. Sentiamoci questo pezzo. Beh, già qua io direi pianoforte di Tommy. Tommy, te va? Di suonare solo il piano. Che dici? Vai. Dai, il levotivo. Un bel piano. Si va di piano, si va di piano. Hope you're wearing your best clothes. Breaking through the atmosphere. Belli bass. Feels a pretty good from beh, chissà sul palco cosa succede. Madonna. Beh, vabbè, poi qua dobbiamo essere bravi e emozionali. Questo... io sparerei un assolone proprio strappalacrime. E raga, niente, andiamo a provarlo. Andiamo a provarlo, andiamo a pezzo. Dai, andiamo. Dai, Hai lavorato bene. Ragazzi, come ci è venuto in mente incontrarci a quest'ora? Esatto, già stanchi. Quindi avete riflettuto sui brani che vi abbiamo assegnato? Sì. Beh, yes. Mi piacciono, siete tutti convinti? C'è da lavorare. C'è da lavorare, sì. Vabbè, con chi iniziamo? Levotip? Facciamo voi? Ragazzi, ci proviamo, andiamo. Dai, Mi sembrate tramortiti. Che si dice, Tommy? No, tutto bene. Sei contento? Ti stai trovando bene il loft? Sì. E che fai durante il giorno? Leggi? Ah, un po' di tutto, continuo le mie cose, scrivere, disegnare. Scrivere e disegnare cosa? Persone, ritratti, così. Ma è bravo a disegnare, Tommy? Sì. Sì, vero? Si vede che sei mezzo... cazzo, nerd, genio. Prima o poi un disegno Lauro forse glielo faccio. Però come si sei un bel quadro come fai tu a casa. In una delle sue belle pose. Infatti. Vabbè, ragazzi, brano Harry Styles, Sign of the Times. La prima parte deve essere a cappella, così ci creiamo questo momento di stupore. Tu alla fine che cosa pensi di fare, il falsetto o la voce bassa? Ci dicevamo che alla fine forse è meglio farla bassa. Secondo me è meglio bassa. Anche perché sennò sentiamo troppo la differenza tra l'intro, super basso, poi si perde un po' il corpo. Va bene, ok, facciamo iniziamo. Questa prova, vai. Just stop crying, it's a sign of the time. La struttura è rumata da un inizio a cappella, dove parto io con la voce e qualche pizzicato degli archi, sì. Why are we always running from the bullets? E la seconda strofa, dove si aggiunge Angelo con dei falsetti molto alti, e entra il pianoforte di Tommy, sì. Il brano di Harry Styles, questo qui comunque il suo debutto dopo i One Direction, quindi... Mi ricordo che quando era uscito il singolo un po' a tutti, mi hanno detto, ah, che figata. Sì. Diciamo che rispetto alla prima canzone che abbiamo portato è un po' l'altro lato della medaglia, perché la prima era esplosiva, felice, tutto quello che vogliamo. Bella balla. La seconda è un pochino più intensa. Secondo te tu la chiuderesti tutta lunga? We got to get wet! Tutta tirata, ovviamente adesso la sto urlando. Oppure... Io farei dividere le frasi in due parti e me la porterei proprio super strascicata bassa. Na 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 na. A te piace, Tommy? Sì, a me è molto. Ti trovi? Angel, a te piace? Molto. Bella scelta. Sì. Poi c'è una bella magia questa. C'è anche una bella magia, proprio il pezzo è una bella magia. Con tutto il palco dietro. Voi lo fate da Dio, sì. È proprio il loro mondo. È l'altra faccia delle votive. Come vi stanno andando le prove voi? Dopo il primo live io sinceramente mi sento molto più... cioè, era per tastare, no? Il terreno. Certo. Abbiamo fatto cose nel primo live. Oh, buonasera. Buonasera. Ma è lindo, è arrivato. Benvenuto. Sono qui. Siete contentissimi? Sì. Bene. Capiamo che cosa fare fra di noi. Io proverei un po' di pezzi nuovi per la seconda, che già vi ho annunciato. Yes. Se avete richieste, eccetera, fatele ora o mai più. Okay. Abbiamo da farti una sorpresa. Ah sì, Allora iniziamo da voi, dai. Andiamo in sala e fatemi sta bella sorpresa. Vediamo. Via. Dato che Manuel ci ha segnato Gonda di Gonna, in cui c'è lo xilofono, abbiamo deciso di preparargli una sorpresina. Però lo xilofono in realtà lo sapevamo che ci sarebbe stato, l'ho chiesto io.
questa famosa sorpresa, alla fine quale sarebbe? Questa stronzata qui. Allora, due secondi, eh. Sì, un attimo solo. Lui aveva imparato lo xilofono alle medie e dato che lui però è il batterista, abbiamo dovuto sostituirlo con Sonia. Abbiamo deciso di invertirci completamente tutti, mettendo il Don al basso, io alla chitarra, che non la so suonare, e Bruno alla voce. Con Sonia alla batteria ho veramente paura. Devi. Mi hanno fatto una sorpresa, perché io comunque li sprono sempre, dico che dobbiamo uscire dai cliché. Proviamo. Quindi insomma si sono veramente un po' anche loro non solo adattati al gioco, hanno preso proprio il toro per le corna e si stanno divertendo. Ho detto vabbè, se ci chiedi di fare le cose strane noi ne facciamo ancora più strane. La sentiamo molto secondo me come pezzo, sì. Almeno io lo sento quando canto, mi piace, no? Così. Abbiamo fatto questo strano miscuglio di personalità diverse, sì. E comunque l'energia della band è quella, basta che rimaniamo noi stessi e ci relazioniamo tra di noi. Io ho assegnato loro questo pezzo di Violent Femmes, Gone Daddy Gone, perché era molto importante che loro avessero in qualche modo un'idea creativa diversa da quella cliché del punk e del rock and roll. E devo dire che ero molto scettico. Invece suonano anche così. Sì, può venire una bomba, può venire veramente molto bene. Dai. Figa, cacchio, la solo è uguale all'originale. Notevole. Da migliorare, però. C'è sempre da migliorare, però non è male. Appena ho sentito lo xilofono, ho sentito la necessità di provare a suonarlo. E provato proprio su una tastiera così a random, sì, con le dita mi sanguinavano. Sì, dovete incollarvi un po'. Sì, sì, certo. Sì. Però potrebbe essere una figata, tanto per cambiare. Tanto per cambiare. Io penso che il rischio paghi sempre, a meno che non sia una stupidaggine. In questo caso non lo è, perché loro sanno quello che fanno. Eccolo il giovane gocciante. Sei contento? Molto. Sei emozionato? Molto. Senti, vabbè, il pezzo ti piace, no? Sì, perché sì. Ho parlato, la parte che in teoria l'azza si alza, mm-hmm. Ok? La fai, cerchi di farla più dolce possibile. Certo. Lorenzo, questa volta l'abbiamo messo su un terreno, secondo me, un po' più difficilotto della sua zona comfort, perché per andare nel contemporaneo, chiaramente siamo andati verso una ballad scritta anche in modo contemporaneo, quindi un po' più serrata, un po' più urban, volendo. Guardavo cadere a pezzi come fossi stato un 11. Dolce. È comunque un brano rischioso, però io sono fiducioso. Preoccupato sì, ma anche fiducioso. Ok, due cose. Più dolce ancora, soprattutto nella seconda parte. Più strascicato anche, capito? Sto lavorando perché il ritornello risulti Lorenzo Salvetti, quindi che mantenga quella vena cantautorale, quella dolcezza. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi, è inutile che mi angosci. Bravo. Mi mandi 100 messaggi. Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi. Insomma, c'è della rabbia, proprio della disperazione. Che oramai ti ho detto ciao. Bravo. Hai provato un paio di volte il pezzo? Mm-hmm. Sì. Mi sento confident. Molto bene. Bravo. L'importante è che quando prendi il microfono, queste dita qua, vabbè, al limite te le metti nel naso. Vabbè. Vabbè. Ora che sei a tuo agio, iniziamo. Sentiamo. Mi sto innamorando sempre di più di questo pezzo. Mi piace molto, ha proprio quel ponte empatico tra me e la canzone che stavo proprio cercando. Quindi secondo me verrà una cosa molto molto bella. Io non ho niente da dire su di lei rispetto a questa canzone qua, l'ho indovinata e sono molto orgoglioso di questo. Figa. Figa. Sì, molto bella. Sei veramente molto misurata, a me serve delicatezza, su sto pezzo ce l'hai. Voglio proprio rilassarmi e raccontare proprio una canzone, cioè raccontare proprio una storia. Devo solo mettere più a focus bene di che cosa parla, perché... È un pezzo che parla di occasioni che tu puoi prendere o non prendere. Mm-hmm. È il momento in cui devi decidere, no? Mm-hmm. E se non ci provi neppure, è chiaro che non potrai mai ottenere niente. Ok. Penso che sia una cosa molto vicina a me, soprattutto in questo periodo che ho un po' di timore, però tanto vale provarci.
Dai, spalla, spalla, vai. Madonna santa. Madonna. Che meraviglia. Ecco, sì. Come va? Bene. Alla grande. Allora, noi lavoriamo sul pezzo. Sì. Lo scopo è riuscire a tirare fuori quell'emozionalità che io vedo in te. Cominciamo a cantare, dai. Sì. Le scarpe, le tennis bianche e blu. È un pezzo forte, ha un testo profondissimo. È Ivan, comunque è Ivan, quindi io sono legato molto. Daniele è particolare, è un vantaggio e uno svantaggio, perché la gente non è abituata a vedere una cosa del genere e quindi deve leggerti. E finché non ti legge, non capisce tutto quello che sei, no? La canti benissimo questa, è una bomba, è bellissima. Sì, sì, ma poi mi piace molto sto pezzo, cioè comunque... Veramente figo, cazzo. Me lo sento abbastanza. Tu quando canti hai un'espressione, sei quasi impalpabile, questo è un po' il problema. Cazzo, non ti si legge in qualche modo, hai una bellissima faccia, però è come se non trasparissero le emozioni poi fuori, no? È strano. Sei un po' David Bowie. Uno come Jake poi dice, non capisco se ci sei o ci fai. Che è sbagliato, ci sei e come. Sono contento, dai. Bello, bello, bravo. Bene. Bene. Ho trovato i ragazzi molto bene. In generale credo che siano tutti molto contenti di aver presentato se stessi. Sa che ci divertiremo e anche di brutto, anche alla seconda, davvero. Bene. Vado, mi aspettano a una festa. Ciao. Fondamentalmente abbiamo pensato partire più dinamici all'inizio. Le trombe entrano solo nella seconda sezione. Appena parte la voce la facciamo a cappella con gli accenti solamente, ok? Sì, certo. Io per i Patacari ho un'idea molto molto precisa, come anche per il resto della squadra, però per loro, oltre alla selezione di brani diverse che faremo, gli arrangiamenti sono stracurati nei minimi dettagli. È un pezzo sicuramente più moderno rispetto a quelli che abbiamo fatto prima, quindi sarà interessante vedere se riusciamo a unire modernità e Patacari. Yeah. Ci siamo, dai, ragazzi. Ma ogni quartina è unica. Quindi lì magari solo un po' di piatti. Ma tu sei sicuro non il contrario? Io inizierei senza batteria. No. Qual è il nostro intento per rimanere in questo posto? Stupire. Non far capire niente a nessuno. Beh, hai molta stima, dico di noi. Questo brano stiamo costruendo pieno zeppo di dinamiche. Potrebbe essere una cagata immensa come una gran figata. Ma mi fate sentire un attimo come fate i cori, voi? Twingo le parole. Non avere paura. Non avere paura. Ti prendo. Oh, c'ho un'idea. Raga, ma noi dobbiamo inserire una sezione così, brutti pazzi. Cappella. Certo, neri per caso. I Patacari per caso, Daniel. Però il problema è che... Non si sente. No, non è che non si sente. Che la vostra figata, che i cori, se sono fatti di merda, sono belli. Cioè, non fate capire un cazzo, quella roba cantate di merda. Grande, Lauro. Svingo le parole. Vai, io farei così, raga. Capisci se svingo le parole. Svingo le parole. Non avere paura. Non avere paura. Cantare, suonare insieme, battere le mani, lanciare i plettri, fare la verticale, farti arcire. Quella roba lì. Jacopi, mi fai morire. A un certo punto non sapevi più cosa fare. Dovevo mollare il plettro, io stavo per mettere in bocca perché ma mi poi devi cantare. Poi devo cantare, quindi ho tolto il plettro. Che cazzo. Di stare con persone. Oh yeah. Alleluia. Alleluia. Molto veloce. Oh, io ho cercato. Ragazzi, qua abbiamo un accordo. Più la fanno male, meglio è. Il mood Patacarro è un po' riuscire a concentrare tanto studio, tanto lavoro e farlo uscire come una cosa molto semplice, molto divertente, molto cacciarone, molto... Strammatizzata. Sì. Yeah. Bravo, Dani. Bravo! Mamma mia, Dani, complimenti! Ma poi con quell'occhio azzurro lì! Puoi dire quello che vuoi! Eccolo lì! Sono estivo oggi. Jake è sempre felice, sempre con energia positiva
Mi piace molto di vederlo così. Vabbè, raga, dai, c'è bisogno che andiamo a sentire i pezzi nuovi, per cui incomincerei con i ragazzi. Va bene. La nostra boy band preferita. Dai, a dopo. A dopo. Prego! Grazie. Loro sono circondati già da quest'aura di leggenda di Sciupa Femmine che I was made for loving you mi sembra un messaggio perfetto, no? Facciamo questo pezzo che è storia, cioè iconico, e più che preoccupati siamo veramente gasatissimi. Allora, non mi piace quando vai su e giù. Tanto ce la fai a star su. No, certo, era per fare il ritornello... Per fare figo. Basso. No, il primo ritornello va benissimo che lo fai basso. Però okay. Non salgo prima, dici tu. No, fino a lì va bene. Okay, sali okay. Prima, poi scende il ritornello basso, ok. Ma quando sali da lì, poi devi stare sempre su. Perché sennò è una presa male, capito? Cioè, io ci tengo a queste cose qua, perché sono certo. Le cose che recepisce il pubblico. Noi possiamo fare tutti i pezzi che vogliamo, che facciamo i musicisti di lavoro, capito? La gente dice, arriva il ritornello! Dai, va bene. Va bene? Dai, yes. Dai, bella ragazzi. Potete andare a giocare alla PlayStation. No. Stiamo sentendo di star crescendo molto qui dentro. E non vogliamo mantenere l'asticella alta, vogliamo alzarla di live in live. Brividi. Allora, faremo Man Down, uno dei pezzi preferiti miei di Rihanna. Proprio anche mio. Amo quella canzone. Il pezzo è molto importante perché tratta di una tematica molto densa, già. Che è la solitudine. Perché è una donna che spara ad un uomo perché lei era in una situazione di pericolo, che sa che ha fatto una cosa che non va bene. Brividi. È così. Quindi tu hai una responsabilità molto grossa. Questo pezzo è un pezzo in realtà di denuncia forte, è un grido di aiuto di una donna. Io voglio sentire questo pezzo come mai hai cantato prima. Voglio sentirti ruggire, voglio sentirti disperata, spezzata. Lo so. Tu devi immaginarti di essere quella donna lì. Vorrei che Laura salisse sul palco e prendesse un po' a sberle il pubblico in senso buono. Quando si tratta di noi donne, è giusto alzare la voce. I didn't mean to end this life, I know it wasn't right. I can even sleep and I can get it up. Il dolore lo percepiamo ognuno a modo suo, però comunque è una cosa che in parte ho vissuto. Per amore mi sono annullata, sono arrivata anche a non riconoscermi e non sono stata bene. Se ci ripenso, ci sto male. Minchia. Ecco, questa è la roba che voglio sentire ai live. L'ha fatta una volta e mi ha steso. Sa benissimo quello che sta cantando. Quindi mi sembra che lei sia proprio entrata dentro il testo, che si tratta della sua esperienza. Amore. Ho giurato a me stessa che non avrei mai pianto in televisione. Meno male avevo gli occhiali, perché gli occhi mi si sono riempiti di lacrime. Ho fatto... Mi hai fatto venire veramente i brividi. Io ero lì con te. Questo devi fare, questo fanno gli artisti veri. Tu l'hai fatto. Lei si è commossa e questo mi ha fatto veramente sciogliere, perché ho capito che lei ha capito finalmente. Bravissimo. Ti dico, non devo risentirlo sto pezzo qua. Non me ne frega un cazzo che tu sia perfetta. Tu devi gridare sto pezzo esattamente come l'hai fatto adesso. Hai un'anima grande così, falla vedere tutta, perché non ti manca un cazzo. Wow. Paola ha un amore. Bravissima. Le sue parole sicuramente mi danno conforto e mi spronano. A dopo, bella. Ciao. Mandami il disgraziati. Sì, adesso. Poi bisogna dare il 300%, se non di più. Per me è importantissimo. Ah, la mia pop star bulgara preferita. Eccola qua. Hey. Come stai? Topti tu? Allora, che lingua parli? Topti tu? Allora, proviamo il pezzo, che io devo capire un sacco di cose, ok? Uh-huh. Le cuffie? Ah, hai dimenticato le cuffie? Sono lì. Non risolveremo mai questo. Ma no, aspetta. Il problema delle cuffie. Sono un po' sulle nuvole.
pezzo Try the Pink parla d'amore ovviamente, ma il messaggio è non mollare mai, no? È un po' quello che dico a lei, dai allora Almina, dai andiamo avanti. Senta. La facciamo domani? Sì, sono sì, a strappi, sì. Lascia. Ho già capito che oggi non va bene la voce, vai. Oggi ho un piccolo problema con la voce, perché è un po' giù. Non gridare oggi, non fare niente, domani devi venire con la voce a posto, ok? Ok. Minchia, se arriva con questa voce qua in puntata sarà una tragedia. No. Ma no, ti ho detto che... Perché ieri non ho dormito. E dormi! E non avevo tempo! Le corde vocali sono un po' secche e non riuscivo a cantare la nota che è più alta. Vattene! Vabbè, domani ce la faremo. E adesso devo riposare. E domani sarò meglio. Canterò meglio. Mamma, questa è una preoccupazione. Oh. Ciao! C'è un grosso problema con Elmira, mi devi aiutare tu. Ok, il problema è... Sei serio o...? No, sono serissimo. Ok, il problema è... Che si deve riposare, perché sennò non canta. Non ha cantato oggi, eh? Non ce la fa. Ok, no, vabbè. Perché sai la voce, non è che lei che, certo, non ce la fa. No, è proprio la voce. La voce, sai che lei perde. Sì. Devi fargli il culo. Ok, deve coprirsi anche di più. Deve coprirsi, deve prendere il miele e deve riposare, perché domani deve arrivare a posto. Se non canta è un casino, eh? Certo. Esce. Cioè, se canta come ha cantato adesso va a casa. Ok. La questione Elma è una questione preoccupante per me. E la mia preoccupazione è che se dipende dal giorno, e se poi il giorno del live è il giorno sbagliato, che si fa? Mi aiuti tu? Sì, su questo sì, ma ci scaldiamo anche insieme. Guarda. Grazie, Fra. Se lei non ce la fa fare il pezzo, siamo rovinati. Allora, ho modificato un po' la metrica per prendere respiro. Vabbè, sentiamolo. Come si fa senza amore? Qua andiamo con Mi fa impazzire di Blanco e Sfera con un twist, no? Inizia in un modo, finisce in un altro. E mi fa impazzire. Blanco è un poligono con tanti lati, tante sfaccettature. Canzone molto diversa rispetto alla prima, sia in termini di atmosfere, di lingua, perché è un pezzo in italiano. Io ho provato a farlo mio, questo è sempre un rischio. Ok, ci assestiamo. Ci piace? A me piace, solo dobbiamo capire secondo me come gestire. Esatto, io ho un'idea. Vai. Tu praticamente non hai la base, secondo me non senti neanche bene il click e vai, sì, fuori con la chitarra rispetto al basso. Sì. Allora tu smetti di suonare quando c'è qualcosa, molli proprio, prendi il microfono, sì, e quando finisce il basso riprendi la chitarra. Mi è piaciuta molto, lei è fantastica, è pignola quanto basta, è preparata, cioè è un piacere lavorare con lei in studio, anche oggi ha spaccato. Dai, secondo me è forte. Sì, io sono felice. Dai, bella lì. Grazie. Jake lo vedo carico e questo, come sempre, un po' come per lo scorso live, mi spaventa, perché questo vuol dire aspettative elevate e il suo entusiasmo, devo dire, però è molto fortificante, cioè mi fa proprio bene. Allora ragazzi, tutti bene? Tu no? Se tu non vai a letto presto, arrivi con questa voce la mattina, io te lo ripeto, vai a casa. Miele, stasera vai a letto, ti riposi e domani riproviamo. Beh, yeah. Ok? Che hai promesso. Oh, mamma, che scena. Allora. Riprendiamoci. Bravo. Oh, adesso tu sei stato un po' sotto assedio. Sì. Vogliono vedere che cos'altro sei in grado di fare, sì, no? Per questo secondo live mi sento determinato, perché veramente ho tanta voglia di mostrare anche al pubblico che c'è molto di più dietro a Pablo che un semplice ragazzino che strimpella sempre col sorriso mega felice. Quindi abbiamo deciso di fare The Killers, Mr. Brightside, perché bisogna far capire che chi sorride non sta sempre bene, no? A volte il sorriso serve anche per mascherare un malessere o per darsi il coraggio a se stessi. Pablo, veramente, vorrei proprio che tu dessi tutto te stesso in questo pezzo. Ok. Il brano mi piace da morire, lo sento mio, è un pezzo triste, è un pezzo di un uomo che scopre di essere stato tradito. E quindi cercherò di buttarci dentro tutte le mie esperienze personali possibili
di immaginarmele davanti e buttarle fuori cantando. Vabbè, non la prima volta. Ora, se la prima prova, secondo me è molto buona. Devo solo sistemare quelle parti in cui sale, perché devo metterci un po' di cazzimma. Quando tu senti che la nota lunga ti crea difficoltà, la chiudo. Accorciala. Price I pay. Il price, non è che price, price I pay. Sì, tu non pensare alle difficoltà. Sì, sì, sì. La faccia deve essere proprio, non dico arrabbiata. No, no, però quasi. Pensa un po' anche a chi ti ha ferito. Soprattutto dopo l'ultima puntata. Cioè, un po' di incazzatura nella musica ci sta, soprattutto in questo genere di pezzi. Nel senso, questo ha scoperto che la fidanzata gli ha messo le corna. Via i sorrisi. Paola continua a darmi dei consigli utilissimi. Ogni volta che parlo con lei dico ok, posso farcela. Sarebbe difficile fare questo percorso senza di lei e sono felice di stare con lei e di vivermela un po' come mamma. Tu devi stare focalizzato sulla canzone, sulla musica. Quando inizia la canzone tu sei dentro un tunnel. Finché non è finito il tunnel, tu sei lì. Ora deve soltanto capire come far uscire questa rabbia. Stare un po' con la canzone, fondamentalmente, stare con la musica. Vabbè, devo studiarmi. Non ti preoccupare. No, mi incazzo troppo, mamma mia. Ma non mia. Ti devi... No, va bene che ti incazzi, perché va bene, ci no, serve. No, perché lo posso fare benissimo, però mi urta. Però ci serve un po', sai che mi fa piacere di vederti così, non t'ho mai visto così. Arrabbiati, cioè è necessario, la rabbia in questo caso ci serve tanto. È importante, giovedì bacci dentro. È importantissimo. Spero di non farmi un secondo ballottaggio. È stata veramente un'esperienza proprio brutta da vivere. No. Ciao. Ti voglio bene. Anch'io. Ciao. Se ci arrivassi con questo brano, forse ci rimarrei ancora peggio.